Il consigliere di minoranza del comune di Agropoli, Agostino Abate, ha dichiarato preoccupazione sull'approvazione del rendiconto finanziario 2020 in consiglio comunale perché i revisori dei conti hanno comunicato un parere positivo, ma con riserva. Abate ha sottolineato che il 31 dicembre 2020 i revisori espressero parere negativo al bilancio e ricorda quando il consiglio comunale fu sospeso per dare modo alla giunta agropolese di produrre delibere transattive per inserirle nella documentazione contabile come debiti fuori bilancio. I revisori nella relazione finale del rendiconto finanziario non si sono espressi sulla legittimità dell'operazione operata dalla Giunta perché è di competenza della Procura della Corte dei Conti. Il Collegio dei Revisori dice: pigliate queste carte e mandatele alla Procura della Corte dei Conti. Quindi tutto ciò che da questo momento in poi, ma ci sta poi un altro momento in cui interviene il Collegio allo stesso modo, è condizionato da questo parere. Dice: per me queste carte devono andare alla Procura perché non sono valide per giustificare gli equilibri di bilancio a 31/12/2020. Cioè, più chiaro di così, da parte del Collegio si muore. Di conseguenza, alla fine esamina le altre poste del rendiconto, esprime le proprie valutazioni, tutte quante in modo prudenziale ma negativo. Nella sostanza ci state camminando su un filo di rasoio, non sapete esigere le entrate, non le esigete in tempo, avete una scarsa diciamo, risultato sull'esazione di quelle che sono le entrate. Però io adesso questa verità l'ho fatta emergere con un filo logico, non con un filo personale, da quelle che erano le carte a 31/12, da quelle che sono le carte di rendiconto oggi. Quindi il Collegio rileva un maggior disavanzo di 7.080.000, poi vedremo dopo nel bilancio. Nel campionario dei residui attivi vi sono oltre 20 milioni da porre a costante monitoraggio. Basta che andate nella relazione della revisione dei conti, a pagina 25, troverete tutta questa tabellina. Sommati i valori di questa tabellina, ci stanno fra i residui attivi 20 milioni da porre a monitoraggio. Ci state attenti, che secondo me questi residui attivi penso che li piglierete molto, ma molto relativamente, ovvero non ne piglierete proprio, secondo me. Ha rilevato anche un'altra cosa: in aggiunta alla funzione fardello del Consiglio Comunale si aggiunge anche un'altra delibera che ha rilevato sempre il Collegio dei Revisori qui presente e che mi smentirà se non avessi interpretato bene. Cioè la delibera 124 di giugno 2020, quindi non parliamo di dicembre, anche quella era una delibera che impegnava più esercizi. Era un riconoscimento pure quello, è un accordo transattivo, e quindi anche quella deve essere inviata alla Procura della Corte dei Conti. Nella sostanza il Collegio esprime esplicita e totale riserva sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio a 31/12 e oggi, di converso, e questa è la logica illogica, è costretta ad esprimere, nonostante questi pareri, parere positivo sul rendiconto 2020. È un'assurdità.